Assolutamente sì, per due motivi. In primo luogo ci dà la possibilità di controllare radiologicamente ciò che abbiamo appena eseguito clinicamente, potendo quindi correggere eventuali problematiche senza dover aggiungere un tempo chirurgico. In secundis ci fornisce un tempo zero della nostra riabilitazione implantare, un baseline che unito ai successivi controlli radiologici ci fornirà l'opportunità di intercettare e correggere eventuali complicanze precocemente.